Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la Maullo Racing su Formula 1 2020. Signori, ce la stiamo facendo. Mancano gli ultimi tre Gran Premi, se non sbaglio, Messico e altre due che non mi ricordo assolutamente. Ah, Brasile e gli Emirati Arabi, se non ricordo male. Dovrebbero essere queste le tre gare che rimangono. Oggi affronteremo Brasile. Vediamo, speriamo di riuscire a portare un buon risultato a casa. E che altro dire? Che altro dire? Ecco, prima di partire col video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941 e comunque trovate il link in descrizione perché tramite i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando andiamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola delle stream. Mi trovate anche lì come Maullo941. Per ultima cosa, non meno importante, io saluto da oggi, come succederà nei prossimi video, i miei due abbonati, perché chi si abbona avrà la possibilità di essere salutato e avrà il link del canale in descrizione. I miei due abbonati che sono Ombre Oscure e Magic Game Ita. Saluto, ringrazio loro per l'abbonamento e spero siano sempre soddisfatti di quello che pubblico e di quello che gli offro. Detto questo, signori, io mi faccio le prove libere off camera, come ogni volta, e ci vediamo direttamente quando siamo in qualifica per scendere in pista. Ok, signori, allora siamo tornati qui, ci siamo. Voi sarà durato pochissimo perché siamo già arrivati a questo punto. Io mi sono fatto le prove libere e allora non sono andate male. Il problema è che le ho fatte sotto la pioggia, di conseguenza non ho la minima idea di come si guidi questa macchina su questo tracciato con il sole. Ho qualche problema, mi sa, con le curve, perché le prove qualifiche, che cazzo l'ho detto? Le prove libere le abbiamo fatte sotto la pioggia, proprio il diluvio, sapete, proprio le piogge quelle pesanti che succedono in America, ecco, tipo questa. Ora vediamo un attimino come possiamo muoverci qui in Messico, in Mexico, signori. Allora, vediamo se parla Tom. No, Tom non parla, non ci dà il suo supporto. Il nostro ingegnere inglese che ha preso il posto di come si cazzo la chiamano l'altro. Non lo so, non mi ricordo, signori. Dai, ci andiamo in pista. Il Gran Premio non è brutto. Il Gran Premio è bello, il Gran Premio è carino, è veloce. Ci sono delle curve pericolosissime. Pericolosicchie, diciamo così, pericolosicchie, che non so minimamente come affrontarle all'asciutto. Non abbiamo mai utilizzato il DRS, tant'è vero che la prima volta lo sto attaccando. Perché Ocon è primo, signori? Che cazzo è successo? Com'è possibile che Ocon sia primo? Da quando Ocon ha una macchina che arriva primo? Cosa è successo? È impazzito il gioco. Ok, siamo tornati noi primi. Così va bene, così va bene. Dai, dai, quindi il DRS è qua. Bottas. Ah, ok, ora mi sta bene. Che Bottas sia davanti a me mi può anche star bene, signori. Ocon, non so neanche in che scuderia sia. Forse è Renault. Forse è ancora il Renault Ocon. Sì. Allora, io non vedo l'ora di completare questa prima stagione, signori. Così poi una seconda la dobbiamo fare per forza. Una seconda la dobbiamo fare per forza. Spero di farla più. No, 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 no. Dai, ecco, vedete, queste curve di qua, fatte con la pioggia, sono in una maniera. Al sole, sono tutte da prendere in velocità pesantemente. E non è la cosa più facile di questo mondo. Stavo a vomitare, signori. Siamo terzi. Hamilton primo. Lo vediamo lì come il fantasma che ci sta superando. Ma noi lo freghiamo al volo. E riusciamo a fare queste ultime curve. Questa è bella, questa parte del tracciato, perché ti fa passare proprio sotto la curva dei tifosi. Il paletto ce lo portiamo come ricordo. Dai, è l'ultima curva, signori. Dai, 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 falla bene, falla bene, falla bene, falla bene. Siamo secondi, riusciamo a scaricare a terra? No, secondi, va bene. Buona prestazione, signori. Buona prestazione, buona prestazione. Secondo posto è ottimo, dai. In Messico, secondo posto in Messico. No, no, non mi lamento, non mi lamento. Pigliamo qualche punto di esperienza, non ce ne fotte assolutamente niente. Dove sta Giuliano? Giuliano sta 20esimo. Complimenti a Giuliano, ti faccio fare un volo che tu neanche ti immagini, Giuliano mio. Mamma mia, Giuliano, vattene a cantare con San Giorgi, va, con i Negramaro, così così fate il duetto, i due Giuliani. No, no, ti faccio fare un volo. Voglio ghiotto l'anno prossimo, signori. Dobbiamo migliorare. Oh, Giorgetta, buon Natale anche a te. Le mie impressioni è che sei una gran bella gnocca. Certo, davanti al gruppo si vede cosa fate. Va, sì, rispondiamo così. La mia povera non te se ne accorgerà. Oh, all'Alfa Romeo. Ma che me ne frega, penso di scocci, ovvio. Noi li guardiamo da davanti a dietro. Ciao, Giorgina, che fai a Capodanno, Giorgia? Mi sa che noi ci rivediamo dopo. Giorgia! Perché questa ragazza non mi deve parlare? Dico, è troppo ligia al lavoro questa ragazza. Troppo dedita al lavoro. Dico, ogni tanto, due battutine.
Ah, noi facciamo, siamo in sfida con Ricciardo. Ok, non me lo ricordavo più, neanche più, signori. Siamo a 24 contro 16 di Ricciardo. Ci mancano 6 punti per vincere la sfida a due gare dal termine. Ce la potremo fare. A Giuliano, mamma mia, che volo. Guarda, guarda con l'espressione, come a dire, ma io che ci sto a fa qua. Guarda l'espressione tipica del tizio che dice, ma io che ci sono venuto a fa qua. Ma non lo so nemmeno io perché t'ho preso. Ma non lo so nemmeno io. L'anno prossimo ghiotto tutta la vita, signori. Dobbiamo sviluppare il reparto secondo pilota. Ghiotto deve fare le pole position, porca miseria. Va bene, detto questo, ci vediamo in pista, signori. Niente, signori, Tom ha fatto tardi a Natale e non è venuto a darci il supporto qui in gara praticamente. Non parla, è morto. Tom, non ce l'abbiamo ai box. Tom fa le cose con calma. Ormai si sente padrone anche lui della scuderia, fa le cose con calma. Andiamo, signori. Easy peasy lemon squeezy, signori. Partiamo secondi. Hamilton è là, 3, 4, 5. Attenzione, 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 campione del Messico. Si parte, dai così, ok. La partenza è sempre buona, mettiamo subito dietro Hamilton senza, come se non ci fosse un domani, chiudiamolo, perfetto, non lasciamoli la scia, sta andando Hamilton, oh oh oh! Hamilton mio, no 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 no, hai la mente sbagliata Hamilton, hai la mente sbagliata, via! Scontri come se non ci fosse un domani! Che è successo? 2 secondi di penalità a Verstappen. Sì, ci godo. Ed Hamilton è finito quarto. Non so cosa sia successo, signori. Non mi interessa. L'importante è che noi siamo primi e là dietro hanno fatto le caciare che volevano loro. Basta che noi non ci rompano le scatole. Non riusciamo a fare la nostra bella gara. Siamo primi in Messico, signori. Padroni del Messico. Padroni del Messico. Dai così, siamo scappati in Messico in maniera buona. Ah, è tornato. È arrivato Tom, signori, se ha fatto le cose con calma, mi ha detto che ha fatto una buona partenza, se non ricordo male. Devo fare un ripasso d'inglese. Ormai che abbiamo Tom, ci può aiutare a migliorare il nostro inglese. Vettel ha fatto schifo in questo settore, signori. Abbiamo guadagnato mezza pista su Vettel. Spettacolo. Spettacolo, mezza pista su Vettel. Dai così. Dai così, signori, che in Messico, il Messico è nostro. Fuga in Messico. Bellissimo. Ho trovato come chiamare questo video. Fuga in Messico. Vettel si sta fermando ai box, quindi mi sa che aveva danneggiato la macchina. Hamilton torna secondo. E ora sono cavoli amari, signori. Ora sono cavoli amari. Anche Verstappen si è fermato. Mi sa che si erano sbattuti tutti quanti. Mi sa che avevano urtato pesantemente tutti quanti. E a noi ce ne frega poco. Noi ci siamo tenuti la nostra bellissima prima posizione, difesa con le unghie e con i denti, anche se Hamilton si sta avvicinando pesantemente. No, 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 quanto ce l'abbiamo? A 3 secondi e 3. Teniamo la bada, teniamo la bada. 3 secondi e 3 sono tanti. L'importante è che non guadagna il DRS e che noi non facciamo queste cacate terribili. Perché lui non ci sta niente a recuperarsi. Infatti già ha recuperato. Già ce l'abbiamo. Già sento il fiato di Hamilton. Vedo la sua capigliatura dagli specchietti. 2 secondi e 7. Questa cosa non va bene. Vediamo. Se riusciamo a mettere di nuovo. Ecco, forse Hamilton. Vettel nel giro di prima aveva l'alettone rotto e quindi non riusciva a fare queste curve veloci. Per questo abbiamo guadagnato mezza pista su di lui. Per questo abbiamo guadagnato mezza pista su di lui. Però non dobbiamo fare errori, signori, perché il minimo errore Hamilton ci ripiglia tutto. Perché lui non è che c'ha un motore, c'ha direttamente i cavalli che lo trainano. Va bene, va bene. Evito di dire sbaforni. Ma dobbiamo stare concentrati sulla pista e correre al più non posso. 2 secondi e 7. Porca miseria, 2 secondi e 7. Ha fatto il miglior giro, 2 secondi e 6. Ha guadagnato un sacco da 3 secondi e 3. Ha guadagnato. Non riesco a farlo così a voce sto calcolo. Dai, 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 fregatene. Vabbè, sì. No, come 2 secondi di penalità? No, 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 2 secondi di penalità? No, 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 non me la collo. No, 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 è stato errore mio, no, 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 no. Prendere 2 secondi di penalità così a gratis, no. No, 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 non ci sto, non ci sto, per una cretinata del genere, no. Ma poi 2 secondi, dico, dammi la possibilità di fare un taglio curva, no, no, subito, 2 secondi, cattivo. Mannaggia a te, mannaggia, 2 secondi e 4. Quanto dura ancora sta gara? Quanto sta durando ancora questa gara? Cazzarò di una miseria. Mi sa che, signori, il primo posto sarà molto difficile da conservare. Il primo posto sarà molto difficile da conservare, a meno che proprio non lottiamo con le unghie e con i denti contro Hamilton. Ma la vedo molto difficile. Si sta avvicinando prepotentemente Hamilton. Si sta avvicinando prepotentemente. Siamo a 2 secondi e 5. In questo tratto ormai perdiamo, perché giustamente
non riusciamo a tenere una cazzarola di traiettoria. Non ci riusciamo, non è per noi. Un secondo e otto. Ai, mi brucia, signori. Un secondo e sette. Brucia tanto. Dico, Vettel non poteva rimanere un altro mezzo giro fuori. No, no, ho dovuto rientrare subito. Dico, mannaggia lui e chi non glielo dice pure. Apri tutto, apri tutto. Allora, non dobbiamo concedere il DRS. Un secondo e cinque, un secondo e sei. Quando inizia il quarto giro. Abbiamo due giri alla fine del Gran Premio, signori. Due giri alla fine di questo Gran Premio. Due giri alla fine di questo Gran Premio. Un secondo e sette. Abbiamo perso un secondo in questo giro. Assurdo, un secondo. Porca miseria, come si fa a perdere un secondo in un giro? No, 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 meno male che non mi ha dato penalità. Ma ho sbagliato completamente, ho ricliccato il freno quando non dovevo. Un secondo e sette, un secondo e otto. Mamma mia, sudata, signori, sudata. Una vittoria oggi sarebbe bellissimo. Che poi gli altri Gran Premi, vabbè, Brasile potremmo fare anche bene. Brasile potremmo fare anche bene. Abu Dhabi, l'ultimo della stagione. Faremo sicuramente lo schifo terribile. Però dico... Concentrati, dai, cerca di farle giuste queste traiettorie, queste curve veloci, dai. Bravo, bella, questa volta l'abbiamo fatta bene, Hamilton si attacca, 2 secondi, 1. Grande così, questa volta l'abbiamo fatta bene, sono contento, bravo anche questa. Buono, questo giro stiamo facendo bene, non facciamo cretinata alla fine. Dai, il paletto lo lasciamo lì. Calma, freniamo bene qui, fai scorrere la macchina, dai così, 2 secondi e 3, buono, scarica la moneta da sorpassa, giro veloce, dai così, ultimo giro, abbiamo 2 secondi e 1 di vantaggio, ce la possiamo fare, ho levato la moneta da sorpassa, signori, perché ci dobbiamo difendere in altri punti, dai, calma, bravo come scorre bene questa macchina. Brava la Maullo come scorre bene. Dai. 2 secondi e 3. Abbiamo guadagnato altri. No, l'abbiamo perso di nuovo. 2 secondi soli. Ma porca miseria. Attiva tutte cose. Scarica qualsiasi cosa. Dai. Dobbiamo difenderci con le unghie e con i denti. Dai. No. Mamma mia, che cosa brutta. Lo sento. È dietro. È comparsa la freccetta. 1 secondo e 4. Ma porca miseria. Come ha fatto già essere qua questo? Dai, avevamo 2 secondi. 2 secondi di vantaggio. Avevamo, mannaggia. Facciamo giuste queste curve. Se facciamo giuste queste curve, ce lo mettiamo un poco di distacco. Dai. Ok, scarica. Bravo che abbiamo scaricato qui la moneta da sorpasso. Dai, le ultime curve ce la portiamo a casa. Abbiamo fatto un ultimo giro terribile. Un ultimo giro, guardate i fumogeni colorati con la bandiera del Messico, dai, che ci ricordano quelli dell'Italia, anche se non proprio così. Dai, scarica lo scaricabile. Dai, signori, fuga in Messico riuscita, dai, è così. Grande, Tom è anche contento, il nostro Tom Hanks, sì, è lui il nostro, non lo so, pilota del giorno di... Cioè, ma mi piglia per il... Ma stiamo scherzando? Che ha fatto Kvyat di più di me? Cioè, io sono partito secondo, ho difeso il primo posto. Guarda lo zio d'America che è contento. Dai, è così. Dai, festeggiamo, signori. Podio importante che ci dà tanti bei punti. Abbiamo fatto anche il miglior giro. Se non ricordate, a meno che Hamilton non me l'ha fregato all'ultimo minuto, dovremmo aver fatto anche il miglior giro. Guardalo lì! Grande nostro Papa Maullo! Ricciardo terzo! Tiè Ricciardo, ti abbiamo battuto anche nella sfida. Dai così, sì, dedicato a tutti voi. Bella così. Festeggiamo con lo spumante, lo sbattiamo a terra. Non si fa proprio così con lo spumante. Rischi che ti guardate la falsità di Hamilton. La falsità di Hamilton si vede proprio in faccia. Va bene. Dai così. Vediamo un attimino la classifica finale. Vediamo anche dove è arrivato il nostro Giuliano tra un concerto e l'altro. Giuliano 17esimo. Va bene, partiva 17esimo. Dice partiva 19esimo. È arrivato 17esimo. Vabbè, perché Vettel e Verstappen hanno fatto praticamente delle cagate assurde. No, il miglior giro è stato di Vettel. Mannaggia, mi ha fregato il miglior giro all'ultimo. 1:19.597. E lui ha fatto 1:19.546. Ma dai. Posizione in classifica. Il nostro Papa Maullo è a 173 punti. Siamo a un soffio dalle due Ferrari, signori. Siamo a un soffio da 20 punti praticamente. Dalle due Ferrari.
da Leclerc e Vettel a due gran primi dalla fine, potremmo crederci, potremmo crederci. E cambiando costruttori siamo oramai quarti, assodati, praticamente Ferrari è irraggiungibile. Però in classifica piloti un miracolo ci potrebbe stare. Detto questo, signori, vediamo se c'è Giorgetta che ci fa qualche bella intervista, perché abbiamo vinto, quindi Giorgia devi venire per forza a farmi l'intervista, dai, che poi ti invito anche a Capodanno a uscire, dai, dai, dai. Eccola Giorgetta. Sì, ma perché mi fai sempre le stesse domande, Giorgio? Te sei incantata. Sono felice dei nostri investimenti nell'aerodinamica. Dai, diamo fiducia all'aerodinamica. Prima abbiamo parlato bene della Power Unit. Sulla resistenza ha dato i nostri frutti. Perfetto, parliamo bene anche della resistenza. Dai con la Power Unit. Dai, così. Giorgetta, ci vediamo per Capodanno, festeggiamo insieme. No, ecco, se ne va. Mamma mia, quanto mi sta sulle scatole quello lì con la telecamera. Secondo me c'è un flirt, un flirt fra tutti e due, signori. Va bene, signori, detto questo, non penso di aver vinto la sfida con Ricciardo. Penso di no. Mi sa che mi serve l'ultimo, infatti 29-19. Ma praticamente, a meno che proprio non facciamo schifo nel prossimo Gran Premio, dovremmo aver vinto la sfida. Giuliano, tutto sommato, forse ha fatto più punti perché ha fatto qualche concerto lì in Messico, però va bene. Ha fatto un bel concerto in Messico, quindi gli hanno dato dei punti di esperienza perché è diventato un bravo cantante. E, detto questo, pigliamo tanti bei soldi perché completiamo tutti gli obiettivi della scuderia. Non distruggiamo le macchine né io né Giuliano. E ok, abbiamo un buon budget anche di soldi, dai. Non ci lamentiamo. Va bene, signori, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di... niente, non vi ricordo niente. Buona giornata a tutti. Ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao.